ragazze, benvenute o bentornate sul canale. Oggi in questo video volevo realizzare il make up tutorial del trucco che avevo nel video unboxing. Vi lascio qui in alto il video in questione, in cui molte mi avete appunto chiesto di realizzare il tutorial su questo make up. Quindi eccomi qui a realizzare questo tutorial. In realtà è un trucco molto molto semplice, non c'è nulla di particolare, però ci tenevo appunto a farvelo vedere. Ho usato principalmente questa palettina di NYX Ultimate, in quanto ha all'interno dei colori nude e anche dei colori un po' più intensi, quindi vi permette di avere e di creare dei make up molto vari, ecco. E vado a utilizzare prima su tutta la palpebra questi due colori più chiari. Li miscelo tra di loro e semplicemente li applico su tutta la palpebra, in questo modo, in maniera molto molto semplice. Tra l'altro questo è un make up velocissimo, è basato molto sull'illuminante, infatti se ci fate caso il viso era molto molto illuminato, quindi è basato tanto su quello. Poi cosa faccio? Prendo questo colore qui e lo applico nella piega, applico qui e qui e do così profondità alla mia piega dell'occhio. Poi, sempre con lo stesso pennello, vado a prelevare questo ombretto qui, che è un prugna un po' più scuro, e lo utilizzo per andare a intensificare questa parte qui. In realtà non ricordo con esattezza i prodotti che ho utilizzato in quel make-up, però sto cercando di farvi più o meno una cosa molto simile. Potete realizzare poi con qualsiasi colore. Una volta capito dove posizionare gli ombretti, potete utilizzare qualsiasi colore. Prendo la mia palettina di Mulac e vado ad utilizzare Toast per scaldare proprio leggermente leggermente qui nella piega, in questo modo, giusto per dare un tocco caldo. Prendendo un pennello così, vado a prelevare Doc e lo sfumo un po' così, in maniera molto molto leggera, e cerco di lasciar libero l'angolo interno in questo modo, perché così dono luminosità all'occhio, non lo spengo troppo. Tra l'altro in quel make up fa tanto anche la ciglia finta che indosso, che tra l'altro non sto trovando in questo momento, quindi ne userò un'altra, darà un effetto leggermente diverso, però più o meno siamo lì. Vado a prendere adesso questo ombrettino di Peterac e lo applico qui, sempre nella piega, in questo modo, per dare un tocco un po' più caldo. Poi con un pennello di questo tipo, pulito, vado a sfumare per bene. Se utilizzate un pennello pulito riuscirete a sfumare meglio il vostro ombretto. Vedete come si sta sfumando e non c'è più la linea netta. Fatto questo, applico adesso nella rima interna inferiore la matita verde. Utilizzo la matita Street di Urban Decay. Verde è molto scuro, petrolio, bellissimo. E la picchietto anche tra le ciglia inferiori, così poi la vado a sfumare con l'ombretto. Una volta applicata la matita, la vado a sfumare con questo ombretto verde di Mulac Milli con un pennello pen, questo è il 230, sì, di Zoeva, che è il mio preferito per questa tipologia di applicazione, perché sfuma per bene l'ombretto nella rima inferiore. In questo modo vado a sfumare. Così fissate la matita e in più la intensificate, perché applicando un ombretto dello stesso colore, come potete vedere, la rendete più evidente. Sono molto molto importanti in questo make up i punti luce, perché danno quella luminosità a tutto il viso che appunto in questo momento manca. Io la base e il blush l'avevo applicati precedentemente, quindi adesso vado ad applicare su tutto il viso l'illuminante. Utilizzo il mio preferito, che è Gleam di Mulac. Come potete vedere ha un buco enorme, mi piace tantissimo, davvero forse tra gli illuminanti più belli venduti in Italia. E lo picchietto così sulle guance. Guardate, cioè, l'amore, bellissimo. Mi piace da morire. Come sapete, se avete visto i miei precedenti video, sapete che io adoro questo illuminante.
È bello sia con l'abbronzatura sia senza abbronzatura, lo adoro veramente. Si adatta a tutte le tipologie di incarnati, bellissimo. Ok, picchietto, 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 lo applico bene. Guardate che bello, bellissimo. Ovviamente più ne applicate più l'effetto sarà evidente. Lo vado anche ad applicare qui sotto l'arcata sopraccigliare nella parte centrale e appunto nelle zone classiche, quindi sopra l'arco di Cupido, in questo modo, sulla punta del naso, ok, qui. Prendo un pennello dalle setole piatte e sintetiche e lo vado a tamponare qui. Guardate che bello, mamma mia, fantastico questo illuminante. E poi lo applico anche un po' nell'angolo interno dell'occhio, così, andando un po' anche qui sulla rima, vicino alle ciglia. Lo applico anche un po' qui sulle tempie, qua, sulle tempie, scusate, sulla fronte. Perfetto. Adesso cosa vado a fare? Vado a enfatizzare ancora di più il mio illuminante. E lo vado soprattutto a fissare sugli occhi perché essendo in crema non voglio che mi va un po' a creare pappettine o a muoversi. Quindi utilizzo sempre un altro illuminante di Mulac che è Eros e lo tampono. Guardate qui. Wow! Cioè la combo di questi due illuminanti è qualcosa di meraviglioso. Bellissimo. Qua. Ok. E poi prendo un pennellino più piccolino, tipo questo, e lo utilizzo per fissare in questo punto. Vedete, un make-up comunque molto molto semplice da realizzare, non è difficile. Ok, poi prendo un pennello pulito, quello che abbiamo magari utilizzato prima, e lo sfumo un po' leggermente, lo spolvero un po'. Abbiamo quasi finito, cioè nel senso questa è la base per questo make-up molto molto luminoso, sembro un faro nel buio. L'unica cosa che manca è l'eyeliner e vado a utilizzare questo eyeliner di Neve Cosmetics e andiamo a realizzare una linea di eyeliner che non sia né troppo sottile né troppo grossa. Quindi una via di mezzo, poi la dovete comunque adattare alla vostra tipologia di occhio. Veramente particolare lo scovolino di questo eyeliner. Poi quando applico le ciglia finte io quello che faccio è di fare una linea di eyeliner di base, poi una volta applicato la ciglia finta vado un po' a ripassarlo, a renderlo leggermente più spesso. Lo realizzo anche dall'altra parte e ci vediamo subito dopo. Perfetto, adesso vado ad applicare le ciglia finte. Come vi dicevo prima, non ho qui con me quelle che avevo in quel video, che erano sempre appunto dell'Arizona, ma ho l'altra tipologia di ciglia finta, quella un po' più evidente. Quindi le applico e ci vediamo subito dopo. Se volete vedere come applicare le ciglia finte, vi lascio qui in alto il video in cui vi spiego tutto quello che c'è da sapere sulle ciglia finte, dall'applicazione, da quando le comprate a quando le togliete e anche come pulirle, perché è molto importante per poterle riutilizzare. Quindi vi lascio qui in alto il video così scoprite tutto e vedete tutto in maniera dettagliata. E questo è il risultato con le ciglia finte, leggermente diverso da quello del video in quanto, come vi dicevo prima, le ciglia finte sono di un modello diverso, però più o meno siamo lì. Sulle labbra invece nel video avevo applicato la tinta labbra in My Body Suit di Mulac. Qui ho utilizzato tanti prodotti Mulac perché quel giorno li avevo sotto mano, quindi ne ho utilizzati parecchi, ma diciamo che sono quelli che utilizzo spesso durante la giornata quando mi trucco, soprattutto come vi dicevo per gli illuminanti, li adoro. Quindi vado ad applicare la tinta labbra. Bella, eh? Piace tantissimo il colore. Poi mi piace sbordare leggermente con questa tinta labbra perché mi fa l'effetto proprio labbra rimpolpate. Ok, e questo è il risultato finale, ragazze. Aspetto un pochettino che la tinta si asciughi, però questo è il make-up finito. Vado a leggermente intensificare il blush, ma proprio un pochettino perché l'ho messo in maniera leggera, leggera, leggera. E utilizzo sempre la mia palette preferita. Sapete ormai che io adoro questa palette. E faccio un mix di questi tre più quello rosato. Perché con questo colore di capelli mi piace avere leggermente il blush pescato. Sta da Dio.
l'unghia. Stop! E questo è il make up finito. Io devo ammettere che mi piace tantissimo come look, soprattutto con questi capelli, devo dire che sta davvero molto bene. Se il video vi è piaciuto lasciatevi un piccolo like e se non siete ancora iscritte iscrivetevi al canale. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo lunedì con un nuovo video. Ciao!